ma fa caldo e non so casa vostra, ma a casa mia quando fa caldo la nudità è semi permessa, quindi this is what you get. Mi è appena arrivato un pacco da MyProtein e io e Luna adesso lo apriremo per voi. Sei felice? Lo vuoi aprire? Sì, tutti i semini. Non c'è fatto di pollo. Allora, per questo unboxing voglio provare a fare qualcosa di diverso, cioè invece di farvi vedere i prodotti e dirvi come li uso, dove li uso, vi voglio parlare delle proprietà di questi alimenti e perché scelgo determinati alimenti e perché scelgo questi alimenti. Perché voi sapete che io sto molto attenta a quello che il cibo porta al nostro corpo in termini di valori nutrizionali, di qualità nutrizionale, perché il cibo non è soltanto fonte di calorie, fonte di energia, è anche fonte di nutrimento per le cellule del nostro corpo. Io cerco di vederla così, voglio vederla così, mi piace vederla così, quindi cerchiamo di capire. Allora, avevo anche preso una forbice. Senti, serpentelli, no, oggi neanche tanto. È davvero tanta roba perché comprende il mio ordine sia di luglio che di agosto, quindi tantissima roba. Allora, iniziamo con il polline d'api. Perché lo utilizzo? Contiene tantissime vitamine, vitamina E, vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, contiene potassio, contiene ferro che per noi donne è molto utile, contiene anche fosforo che contribuisce al funzionamento del metabolismo energetico, quindi è davvero un ottimo alimento che io adoro mettere sullo yogurt. Ho voluto provare a prendere, questa è la prima volta che la prendo, la farina di semi di zucca. Il motivo per cui l'ho presa è perché voi sapete che a me piace il cosiddetto famosissimo gusto terra e penso che con questa, quest'inverno, riuscirò a fare dei pancake da, cioè, altro che terra, cioè proprio con questo. La farina di grano saraceno, i semi di canapa, cioè terra, terra ovunque. Ma Siri, cosa vuoi? L'ho voluta provare perché ha un alto contenuto anche proteico. Infatti ha 65 grammi di proteine per 100 grammi e ha bassi carboidrati, 4,9. Ottimo. Anche questo ha dei contenuti di ferro, zinco e questo anche il rame. E il rame contribuisce al funzionamento del sistema nervoso. Good. Funzioneremo bene. Farina di grano saraceno, come ho accennato, è una semplice farina. Ci si può fare di tutto. Dalla pasta, ottima, devo ancora farla, ci proverò. Io ci faccio anche l'impasto per la pizza. Ha un gusto molto di terra, molto saporita e io lo adoro. Mi sto preparando per questo inverno a fare pancakes a manetta. Ah, di polline ne ho preso in quantità industriali. Non si ha mai abbastanza polline, come non si hanno mai abbastanza semi di canapa. Mi dicono che recentemente sono finiti dal sito, io non c'entro niente, non so, non capisco queste cose, come fanno a finire dal sito? Altra new entry è questo organic maki berry powder. Il maki è una bacca viola raccolta nel sud del Cile. Anche questa è fonte di fibre e ricca di potassio, molto importante il potassio, e con questi ci voglio provare a fare l'acai. Tempo fa avevo anche preso l'acai berry powder. Praticamente basta fare un frullato mettendo queste polveri, che sono principalmente sostituti o comunque parte della frutta in quanto hanno principalmente zuccheri e fanno una consistenza davvero ottima che io guardo sempre su Instagram. Vorrei farlo ma non ho mai le capacità, il frullatore, cosa. Però a Piacenza ho comprato prima dell'estate, furba, un frullatore, l'ho usato 3 volte, sono andata via. Però prometto che quando tornerò lo userò di più e userò queste polveri perché adesso mi sono riempita.
Sono tutte comunque polveri naturali, cioè l'unico ingrediente sono appunto le bacche di maki liofilizzate in polvere, quindi sono bacche in polvere, niente di particolare. Sempre tutte vegane, senza glutine, quindi 100% naturali. Altra new entry sono queste proteine del pisello. Adesso non ridete. Contengono 80 grammi di proteine per 100 grammi, 4,8 grammi di carboidrati, 5,4 di grassi. Per chi cerca una fonte proteica in polvere, naturale di fonte vegetale, questa è quella che consiglio, anche se so che, perché l'ho già provate, il gusto può lasciare a desiderare. Non sono come le whey, soprattutto non hanno gusti particolari tipo cioccolato, cose del genere come le whey. Per questo io consiglio sempre magari di mischiarle a qualcos'altro per dargli gusto, ad esempio anche soltanto il cacao o le bacche, insomma della frutta in polvere, o in qualche modo riuscite a fare, a metterci dentro un frullatore e magari vi piacciono di più. Mangiate così da sole, non ve le consiglio. Però sono un'ottima fonte proteica. Voi sapete che non sono molto pro, comunque non consumo proteine in polvere. Le ho prese in caso di evenienza, non si sa mai. Le proteine in polvere sono molto pratiche nel caso non si ha qualcosa in frigo e quindi possono essere utilizzate nel caso si abbia davvero tante necessità, si usano, basta. Non è una new entry, è vecchio come il cucco, i miei raw cacao nibs, cioè la granella di cioccolato, 100% cacao amaro. Mi è rimancata piccola. Mi era mancata molto. Mandorle. Un po' di mandorle. Le mandorle, come sapete, sono il mio alimento preferito. Amo il crunch, amo il loro gusto. Le metto sia nella colazione che me le porto per snack, che le mangio così a caso quando non so cosa fare. E insieme alle mandorle uso anche le walnuts, le noci, che le uso in modo un po' più versatile perché le uso anche nelle ricette salate, nella pasta, ad esempio pasta, zucchine, quark. Diciamo che le noci sono un esempio lampante di quello che intendo quando dico di stare attenti a non focalizzarsi troppo sulle calorie, ma guardare più le proprietà degli alimenti. Le noci sono altamente caloriche, cioè 100 grammi di noci hanno 688 calorie e 100 grammi di noci sono un quarto di pacchetto, visto che sono 400 grammi, quindi due pugnetti così. Che può sembrare tanto, però a volte quando si mangia sovrappensiero si rischia di eccedere. Però se si riesce a stare attenti alla quantità di quanto se ne sta mangiando, per me questo alimento vale più di qualunque altro alimento con poche calorie, con pochi grassi, perché questo è ricco di grassi buoni, ma soprattutto riempie a lungo, soddisfa, è ricco di proprietà. Io da quando ho cominciato a mangiare tantissimi grassi buoni, dove gli omega 3, 6 e 9 sono ciò che ne fanno praticamente parte, i miei capelli sono migliorati tantissimo. Devo infatti il miglioramento dei miei capelli alle noci, all'avocado e al salmone. Però vabbè, io al salmone do qualunque merito, quindi. In tema di capelli, Jimmy ha voluto provare a prendere degli integratori. Questi sono integratori di omega 3, 6 e 9, chiamati anche fish oil. Glieli ho consigliati io perché questi sono quelli che ho incominciato a prendere anch'io quando all'inizio dovevo curarmi, quando i miei capelli erano paglia, quando ne perdevo tantissimi. Quando nel mio primo periodo di rialimentazione ho inserito anche queste, i miei capelli si sono completamente rinfoltiti. Qua sotto mi è cresciuta una zazzera. Comunque ho fatto anche un Q&A dove parlo dei miei capelli, quindi ve lo metto. Non ve lo metto mai, lo sapete, perché me lo scordo. Grazie soprattutto a queste pastiglie. Quindi Jimmy ha voluto provarle perché soffre un po' di diradamento dei capelli, quindi insomma vediamo come va. In termini di integratori ne ho presi anch'io. Piano, 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 piano.
Sono stata dal medico e il medico mi ha consigliato degli integratori. Al che gli ho chiesto dove volesse che li prendessi, lui mi fa che era indifferente, che bastava andare in farmacia e gli integratori che erano in farmacia andavano bene. Quindi io ho deciso di prenderli sul sito di MyProtein e ho preso l'integratore Bone e l'integratore Active. L'integratore Bone contiene calcio, vitamina D e magnesio, che contribuisce al mantenimento delle ossa e dei denti. Mentre l'integratore Active contiene vitamina B5, che contribuisce alla normale performance mentale, riduce il senso di fatica e stanchezza. Questo contiene ginkgo biloba. Cioè, ho sempre sognato di poter dire ginkgo biloba e oggi lo posso dire. Questo contiene ginkgo biloba. L'ho preso principalmente perché ho chiamato il medico dicendogli che mi erano venute delle afte in bocca e non capivo il motivo. Allora mi ha detto che probabilmente era proprio per il fatto che mi mancasse la vitamina B e quindi mi ha consigliato di prendere. Come sapete sono molto attenta a queste cose, queste sono anche di una gamma premium, come vedete dal barattolino, la differenza. Quindi sono stata molto attenta e infatti gli unici ingredienti sono le vitamine che contiene la scatola del tablet. A Jimmy piacciono molto gli snack, lui quando va all'università se li porta dietro, quindi ha deciso di prendersi e provare questi protein wafers, che dovrebbero essere dei loaker, insomma, proteici, e infatti contengono per pacchetto, che penso siano 2, 15 grammi di proteine. Su questo non vi posso dire che gusto hanno, se sono buoni, se no, perché Jimmy li deve ancora provare, però ve lo farò dire da lui. E poi Jimmy ha preso le proteine, lui prende le whey, e gli ho consigliato, preda del marketing effettivamente, il nuovo prodotto delle whey di MyProtein. Questa è una linea premium, ultra premium blend, sono le proteine in polvere, prodotto di punta di MyProtein. Quindi gli ho detto, se davvero le vuoi prendere, prendile che siano il top della gamma. Quindi, food finito, andiamo in pace, veniamo grazie a MyProtein. Adesso passiamo a un paio di vestiti. Ho voluto fare un mini regalino a Jimmy e quindi gli ho preso una canotta. Ve la apro, ve la faccio vedere, dai, non si scandalizza. Questa mi è piaciuta tantissimo vederla sul sito e devo dire che è stupenda. Fatta così, sempre così, dorso a vogatore. Però, cioè, ragazzi, perché non la fanno da donna? È stupenda. Gli ho preso una taglia S, ma penso di aver sbagliato e devo prendere una M. Per me, invece, dato che l'anno scorso mi sono trovata davvero molto bene con la linea senza cuciture a maniche lunghe, invernale o comunque pesante, soprattutto per quando sono andata in montagna, ho voluto prendere un'altra maglia uguale a quella blu, perché io l'avevo presa blu scura, ma questa volta l'ho presa turchese, tipo Tiffany. Ho preso taglia M perché sono molto costrittive, strette, comunque si appiccicano addosso, quindi se volete respirare prendete una taglia in più. L'altra l'avevo presa S ed era un po' troppo stretta. Questa è bella perché, a parte senza cuciture, un tessuto fantastico, ma anche il buco del bottone, ma cioè vorrei far vedere il tessuto, è davvero davvero molto caldo. Io che d'inverno soffro di freddo, non so se quest'inverno andrò a sciare, ma io nel caso l'ho presa perché non si sa mai, è un colore stupendo. Basta, raga, l'unboxing è finito,